Ed eccoci in apertura della puntata del venerdì di Amaranto World. Siamo in compagnia di due signori che rappresentano la serie car. Come vedete l'ambiente è quello, cioè una carrozzeria, una delle più note di Arezzo, che in questo caso è anche uno degli sponsor Amaranto. Ecco perché siamo qui. Comunque li presentiamo. Io sono Giuseppe Turchi, un socio. E lei? Giancarlo Seri, un altro socio. Ecco che sono soci seri, diciamo, possiamo definirli seri. No, il discorso lo portiamo però subito sull'Arezzo, se permettete. Allora, voi che seguite l'Arezzo e che siete tifosi dell'Arezzo, sapete che durante il 2018 la società Amaranto, la passate di tutte, ha avuto grossi problemi, grosse delusioni, ma anche qualche soddisfazione importante come quella di salvarsi. Dopo la salvezza nessuno si aspettava che la squadra, diciamo, potesse subito arrivare a posizioni importanti di classifica. Invece questa società sembra che sia riuscita, diciamo, con le poche disponibilità economiche, perché avevano speso molto per il passato, purtroppo, per sanare il passato, con poche disponibilità economiche sembra siano riusciti, anzi sono riusciti, a portare l'Arezzo fra le prime squadre del girone. Come l'avete vissuta voi questa cosa? E soprattutto, ve l'aspettavate che l'Arezzo in questo momento fosse secondo in classifica? Ma io all'inizio, gli dico la sincerità, no, non me l'aspettavo assolutamente. Però i ragazzi sono, sicuramente c'è un gruppo che funziona, un gruppo che, diciamo così, l'allenatore ha creato, e secondo me fanno un buon campionato. Se continuano così, siamo secondi in classifica, penso che la cosa sia... L'appetito viene mangiando. Sì. La stessa domanda la pongo a Seri. Sì, no, anch'io la penso come Giuseppe. Il secondo posto in classifica dimostra tutto. Sicuramente un bel gruppo, a partire dal mister, dalla dirigenza, tutto. Quello che ci voleva, che è tanti anni che non si vedeva, insomma. Oggi si può dire che chi ha scelto queste persone sia l'allenatore che i giocatori, che sono Ermanno Pieroni e Emiliano Testini, diciamo, hanno lavorato veramente bene, perché hanno lavorato, ripeto, con un budget necessariamente ridotto, perché oltre 1 milione di euro è stato speso per pagare le spese sportive rimaste non pagate precedentemente. Quindi chi, diciamo, loro sono certamente protagonisti di queste scelte. Prima tra tutte, proprio quella dell'allenatore. Dal canto è un allenatore che viene dalla primavera, anche se ha allenato in Serie C, ma in Serie B. Però diversi anni fa, lui per alcuni anni aveva allenato la primavera dell'Empoli e poi quella della Juventus, con la quale ha vinto anche un campionato. Però si sa che il salto dalla primavera a un campionato vero non è sempre positivo, come infatti l'anno scorso Bellucci ci ha insegnato. Certo. No, i ragazzi, alcune volte, i ragazzi della primavera insegnano anche a come si gioca, come si sta in campo, e penso che lui l'abbia messo in pratica in questa squadra, insomma, l'allenatore. Sì, sicuramente va dato un merito a tutta la dirigenza, anche al mister, che diciamo, perché è facile fare una squadra con tanti soldi. Sì. E quando i soldi sono limitati, anche le scelte sono limitate. E secondo me sta facendo un buon lavoro. Infatti, non so se lo sapete, ma l'Arezzo è grosso modo la squadra più giovane del campionato, nel senso che gioca con 5 giovani in formazione di media, è arrivato anche a 6 e qualche volta anche a 4. Però, insomma, non ha mai trovato un avversario che ne avesse di più nella formazione iniziale, comprese squadre più forti o meno blasonate. Certo, io conosco anche qualche ragazzo che gioca nell'Arezzo, nei giovanili, e sicuramente hanno anche qualche elemento che può dare una mano alla squadra, secondo me.
Sì, sì, è giusto, più che altro sono, è un gruppo affiatato, io ho visto anche nelle interviste che fanno, è un gruppo affiatato. Sì, che poi i risultati aiutano, bisogna dire che quando le cose vanno bene, naturalmente se anche ci fosse qualche problema scompare, quando le cose vanno male invece i problemi vengono fuori. Comunque evidentemente sono stati scelti bene anche i giovani. E questo arricchisce l'Arezzo perché insomma una quindicina di loro di giocatori sono di proprietà della società. L'anno scorso erano 4, 5. Ah sì? Sì. Erano pochi l'anno scorso. No, di proprietà. Di proprietà. Perché, il problema ma è anche quello è importante per andare avanti una società. Se non ha se non ha una base dietro che ti permette di guardare avanti e non puoi fare niente. Il settore giovanile, per esempio, è stato riorganizzato completamente ed ha 7 squadre giovanili in questo momento l'Arezzo, quindi sta disputando 7 campionati giovanili, tra cui quello della Beretti e quello dell'Under 17, che vogliono dire giovani che possono anche arrivare in prima squadra per esempio l'anno prossimo, no? Quindi il programma è triennale, più volte l'ha detto, la società l'ha dichiarato, indubbiamente se si riesce a fare un settore giovanile che riesce a portare qualche giovane in prima squadra diventa capitale, diciamo, spendibile, anzi riscuotibile. Sì, il settore giovanile è importante, se, secondo me. È determinante. È un problema che è anche a livello italiano, perché sì, come si vede anche le grandi squadre, da quando non hanno più settori giovanili, anche la nazionale ha i risultati che si vede. L'Arezzo l'ha affidato Alessandro Longo, che è un esperto, espertissimo del settore, che ha gestito fino a ieri l'altro il settore giovanile del Lecce, la primavera del Lecce, o è stato prima a Trapani, che era in Serie B. Quindi le cose stanno anche andando bene lì, tant'è vero che è seconda anche la Berretti, dietro al Torino. Ah, ecco, no, non l'avevo vista, è importante, la Berretti è una fonte di... per prendere ragazzi che un altro anno saranno molto utili secondo me alla squadra, e più spenderà molto meno, perché se i ragazzi ce l'ha in casa giustamente i costi sono minori, insomma, ecco. Va bene, vi ringraziamo per la disponibilità, vi invitiamo a venire allo stadio domenica prossima contro l'Alessandria, sarà una bella partita sicuramente. E... Forza Arezzo. Forza Arezzo. Forza Arezzo.